Bentornati qui Axel, siamo tornati in un nuovo video di Stickman and 1-2. Volevo fare un video perché sinceramente non c'è un cazzo da fare. Commenti sul lomino, dove avete dove le fate? Ah, non è il fotorco. E neppure se dove le fate. Gunther, Wither, Carter. Oh, il fotorco dovrebbe essere il ninja. Me lo dovreste dire perché almeno ci tiro, non me lo dite ora, non è che mi interessi molto. Allora, sapete che sto facendo... sì, fai una ventina di topo. Ah, quello di Best Game. A proposito, mi ricordo il nome di quel gioco. Vi ricordate quel gioco di cui non mi ricordo il nome? Ho scoperto questo Magus Heroes. Perché mi chiedo rispetto a quello che mi ha detto, perché preferisco dire... Il gioco che non è così bello. Sinceramente avevo già fatto un video su quel gioco. Effettivamente quando... Vabbè. Quando ho ripreso a fare i video. È stato tipo il secondo gioco che ho portato sul canale. Se non il primo. Dopo, cioè dopo questa settimana di assenza. E purtroppo è durato un minuto in più e... YouTube non me l'ha segnalato, capito? Quindi... Perché spero che devo stare sempre attento bene ai minuti che sono dietro a fare i video, perché quando tu registri questi 15 minuti hanno in una maniera... che non vi potete mangiare, cioè sono stra veloci ad arrivare, però quando poi vedete il video sembra come se non finiscono più, almeno per me è così. Poi un'altra cosa, non so se perché state facendo subito dopo, non so né se il video è già stato caricato su YouTube, perché il suo tempo ci vuole lo stesso. E cosa ancora più importante, non so se qualcuno l'ha visto. Perché? Se non caricato su YouTube, ma nessuno l'ha visto, perché effettivamente... Cioè, questo video si chiama... un nuovo amico con 3 o 4 punti di domanda. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio di andarlo a vedere. E... Onestamente, per me è un capolavoro che... Non si può neppure pronunciare il capolavoro che è uscito, cioè... Quindi sinceramente spero che voi possiate apprezzare... A proposito, io specificherò questa cosa. Siamo... praticamente arrivati al commerciante, quello che dovrebbe vendere le armi forti. Io prenderò lo shuriken e non il kunai, perché effettivamente la forza dello shuriken non c'è molto molto. Sinceramente, sapete una cosa? Io i video li faccio in corrispondenza delle visualizzazioni che fanno, nel senso, dato che quando tu non hai praticamente iscritti e vedi che tutto gioco fa che so 3 visualizzazioni e sei agli inizi di YouTube come sono io, quel gioco ha fatto 3 visualizzazioni, vuol dire che la gente può piacere e di continuare a portarlo. Sì, può essere questione che fa il titolo che funziona la gente, è vero, perché praticamente io il mio su YouTube sto facendo
cioè praticamente ho iniziato a rifare i video all'ultima settimana di scuola, quindi capite che comunque sia la mia vita in particolare è occupata, perché come voi avrete scuola, pure io ho la mia, ho i miei problemi scolastici. Nel periodo invernale non uscirò mai tanti video come quelli estivi. Io stoppo il video. Ah, si è sbagliato. È bellissimo che la testa in mano. Ci penso in il mio pezzo. Ok. Che sinceramente siamo messi a buon punto, sinceramente parlando. Questo qui è sufficientemente facile, sinceramente, dato che a 5 round e non 6. Sono al quarto di 5 e il mentivo ne ha fatto una cazzo. A mio parere questo gioco merita, e come si merita. Stickman 2 è uno dei giochi che praticamente 2 anni fa dai però capitano, dai, io ho cliccato il tasto, voi non potete vedere, ma io l'avevo cliccato. Stavo dicendo che questo gioco di merda è quello con cui io ci ho nerdato di più quando ero piccolo, vedi? Non voglio dire, avrà avuto 10 anni, non voglio dire. Quindi diciamo che si è piccoli. Vabbè, io mi sono sempre considerato così. Io mi sono sempre considerato che a 10 anni sono messo. Come fate a vedervi? Sono invisibile. Dai, però 3 stelle si può fare, cioè il tempo a disposizione è veramente. A meno che quando tipo tu hai le armi super forti, ti fai i livelli vecchi, è un miracolo se riesci a fare 2 stelle. Ditemi voi cosa ne pensate dei miei video, perché sinceramente da quanti canali sono arrivati 2-3 commenti in croce. Quello che sono stato più felice è stato di una youtuber, cioè no, di una ragazza inglese. È incredibile che ricevo più commenti da persone inglesi che da quelli italiani, cioè capite, è vero che è veramente tristissimo, cioè quelle persone che aspetto che mi scrivano i commenti e non me li scrivono, e quelle che di cui non mi aspetterei mai che seguono i miei video e li seguono. Sapete cosa vuol dire, vero? Come fate a saperlo? E dai, però lui sto per registrazione, sto qua fermo, non devo ricaricarmi la vita, però un bel po' di vita. Ok ragazzi, dobbiamo aver tanta vita, però mi sono stancato. Troppo stancante, se può aspettare. Si fa qualcosa?
Più l'ultimo, davvero? Vedo che sarà tostissimo. Salta, salta. Ok, salta. Ho vinto. Non ci farò qua in così poco tempo. Sono contento, sono riuscito a fare sto cazzo di livello. Mi manca questo. Il boss è per quello. Perfetto. Io direi che sono a un buon punto. Facciamo mettere adesso. Vengo. Porca puttana, del puzzo. Andiamoci a Rishopelf Boots. Per quanto non me ne faccio neanche. No, erano questi, Fodra Boots. 50. Per quanto io uso gli Hot Boots. Ok, ma se potete così dire che per questo video è tutto. Commentate, condividete e iscrivetevi al mio canale. Secondo la descrizione, perché c'è il come c'è, scriverò come trovarmi su Instagram, non so bene il termine giusto. Io vi ringrazio per la visione, da Axel è tutto, bella ragazzi.